Benvenuti a Tutto Sport, un'altra puntata con calcio a 5, calcio a 11, volley e ospiti al telefono logicamente, che ci parlerà di un avvenimento importante. La settimana sportiva si è conclusa per quanto concerne la Serie A, Napoli in testa alla classifica, la Juve a due punti, l'Inter che perde un po' di terreno con la Fiorentina che è stata uh, sconfitta a Milano a San Siro contro i rossoneri di Mialovic un campionato che è ancora uh, nel segno uh, dei partenopei ma che comunque è ancora aperto per il titolo finale balbetta un po' la Roma anche se c'è stato il cambio in panchina con il ritorno degli Spalletti sulla panchina giallorossa e per quanto concerne invece la parte bassa della classifica, il Verona che ha strappato un pari importante all'Olimpico contro i Giallorossi, il Frosinone che ancora non riesce a tirarsi fuori dalla mischia, sconfitto dal Torino. C'è una bella lotta, devo dire. È un campionato molto, molto bello questa stagione 2015-2016 con qualche colpo di mercato importante. Uno su tutti il prestito di eh, Cerci al Genoa concesso dall'Atletico Madrid eh, in concessione fino a giugno. Quindi eh, l'ex giocatore del Milan, ricordiamo, vestiva Rossonero fino a qualche settimana fa, invece indosserà la maglia dei grifoni eh, genovani. Parleremo di calcio a 5, dicevo parleremo anche di eh, pallavolo e di calcio a 11 per le due categorie eh, campionato di promozione Umbro. È la prima categoria regionale Lazio. Dovremmo avere tra poco eh, al telefono un ospite, perché si è verificato una, una bella vittoria. Dire, più che vittoria, una, una bellissima prestazione in atletica leggera. Dicevo appunto del, di una, un risultato importante ottenuto da una giovane Irene Vian della Sirca uh, uh, Conegliano, un avvio importante eh, in atletica leggera. E noi al telefono abbiamo il presidente della, della società Sirca Conegliano e mh, lo saluto cordialmente. Buonasera presidente Francesco Piccinin. Buona, buonasera a tutti, buonasera per, per una zona diversa della nostra quindi mi fa piacere che abbiate notato questa, questa nostra atleta che, che, che è appena volata in America e in un college della South Carolina e ha già ottenuto un buon risultato, un quarto posto facendo 2,51 nei 1000 e quindi è una promessa che sta continuando dopo l'ottavo posto agli europei negli 800. Ecco, Un risultato importante per tutto quello che eh, gira intorno alla società eh, Silca Conegliano eh, Treviso, ricordiamo, eh. ecco, parliamo di 2.000 volontari, 10 amministrazioni coinvolte, quasi 10.000 partecipanti agli eventi 2015 organizzati dalla società Silca Conegliano. Un risultato importante Presidente? Sì, sì, praticamente Atletica Sica Conegliano è un polo importante dell'atletica leggera nella provincia nella marca trevigiana e con sede a Conegliano e intorno a Atletica Sica Conegliano facciamo diverse manifestazioni di cui la Prosecoran che facciamo in i primi di dicembre, facciamo la 21 del Cima il 24 aprile è una mezza maratona, sono due mezze maratone e poi facciamo un meeting di atletica leggera ad altissimi livelli in metà, metà giugno. Ecco, ormai chi è nel mondo dell'atletica conosce Conegliano per l'atletica silca e anche per il movimento dell'atletica. Noi cerchiamo di dare il massimo anche ai nostri atleti, dargli supporto, quel supporto che gli permetta attraverso lo studio di dedicare il loro tempo, e la passione però in maniera molto agonistica. Ecco, puntiamo ai ragazzi che fanno dai 16 anni in su per poter poi eh, fare bene atletica e chissà di individuare dei talenti come è successo per i Venetiani. Ecco, ma mettere insieme però tutti questi appassionati, questi atleti, mettere insieme le amministrazioni comunali è un lavoro importante che avete svolto negli anni. Sì, ovviamente ha 35 anni di storia, io la rappresento dagli ultimi 5 anni, ero un atleta dell'aeronautica militare anch'io tanti anni fa e, e sono nato in Atletica Silca Conegliano, quindi dopo aver fatto, creato delle leve come me che hanno fatto dello sport hanno saputo anche coinvolgere nella dirigenza di questa società. Quindi io quello che posso ringraziare di Atletica Silca Conegliano è soprattutto il marchio Silca, che è Sica, quella, il produttore di chiavi che è sì. noto in tutto il mondo e soprattutto tutti gli sponsor che ci mettono nella condizione di poter fare. Abbiamo un vivaio di 120 ragazzi come Silca Gonegliano, come Silca Ultra Live Vittorio Veneto, abbiamo anche una squadra di, di triathlon e altri centinaio, quindi questi sono gli atleti che punteremo nei prossimi anni. Ovviamente tutta l'organizzazione, compreso Treviso Marathon, che è stata fondata da noi, che avverrà il 6 marzo e sarà un'ottima vetrina anche per quelli che sono il mondo amatoriale. Ecco. Ecco, logisticamente siete soddisfatti dell'impiantistica o manca qualcosa? No, noi il comune lo, lo, lo teniamo molto monitorato che ci, ci metta nella condizione di poter tenere bene l'impianto perché cerchiamo di gestirlo noi attraverso dei bandi ufficiali. E cerchiamo poi di ottenere il massimo anche dal comune nel cercare di fare dei, dei rinnovi con gli ostacoli, salto in alto, salto con l'asta e via dicendo. Quindi bisogna che questo tipo di attività sia monitorata sia da parte nostra che dalle, dalle attività amministrative. Quindi devo dire che la parte nostra, i comuni, ci, ci visto 35 anni di storia, ci impongono anche un'attenzione un in quello che stiamo facendo. Ecco. Mm. E I vostri atleti partecipano anche ad altre manifestazioni con i colori sociali della società Silca? I nostri atleti partecipano a varie manifestazioni in giro per l'Italia, ovviamente per quanto riguarda l'attività la, la, sportiva e soprattutto a pista eh, indoor, perché abbiamo anche un palazzetto indoor alla, a Padova. E quindi riusciamo a dare la possibilità a tutti gli atleti di provare tutte le specialità e dopo, piano piano, si individua quello che è il talento o le caratteristiche più talentuose. Possiamo considerare questa giovane atleta, appunto, che ha partecipato a una manifestazione. Di alto livello, eh, la punta di diamante, un po' della circa? O ci sono sì. altri atleti presidente No, ci sono stati altri atleti come eh, Fraresso nel Giavellotto, che l'anno scorso è entrato nelle Fiamme Gialle, e Irene Viani invece ha scelto l'opzione. Invece del centro sportivo militare, ha scelto l'opzione di andare a studiare in America e di fare sei mesi di attività sportiva in. Uh, in America e che ovviamente con l'università, e ovviamente correrà per questi college. E poi, quando rientrerà il periodo estivo, correrà anche per, per noi. Allora, io vorrei formularle un invito: lo faccio io al posto, in sostituzione del presidente dell'Atletica Orte, che logicamente è logicamente un mio carissimo amico, che a Orte si organizza una maratona delle contrade. Sì, sì, ecco, Quindi nel mese può, di può... settembre. Può esserci, siamo anche abbastanza messi bene, creiamo una sinergia, questa sinergia chissà che ci porti a, a decidere di fare una collaborazione o di tenere anche attraverso i nostri siti o, o attraverso i nostri social network una collaborazione continua. Certo, anche con qualche atleta potrebbe partecipare alla prossima edizione di questa maratona? Assolutamente, non c'è nessun problema, quindi io spero di, di potervi eh, contattare attraverso i nostri e-mail e vi dicendo per tenere certo. anche questa collaborazione grazie per questo tipo di visibilità che ci permette poi di farci conoscere anche in un territorio diverso dal nostro ma che sicuramente eh, ci, ci fa onore anche perché eh, nella, nelle vostre località ci sono ottime società sportive che fanno sì. un buono il loro lavoro certo. eh, l'ultima le volevo chiedere l'ultima cosa mm, certamente per una classifica così virtuale qual è la manifestazione più importante che lei eh, definisce più importante sotto l'aspetto di partecipazione di atleti, ma anche di importanza sotto l'aspetto dei media? Beh, eh, ovviamente il previso marathon è una nostra composizione che viene il 6 marzo e questa raggruppa un po' tutto il mondo amatoriale. Se io invece guardo la pista, a metà di giugno cioè, sono il massimo dell'esposizione degli atleti che vanno su pista, quindi sulle varie specialità, dalla velocità ai salti. Al mezzo fondo, quindi noi riusciamo a dividersi nell'agonismo sia amatoriale che nell'agonismo vero e proprio in pista che è un po' la regina dell'atletica. Presidente, allora io la ringrazio eh, della sua partecipazione. Eh, un saluto a tutti i componenti del suo direttivo, a tutti gli atleti della Sirca Conegliano Treviso eh, e un saluto anche alla bellissima città di Treviso. Io ci sono stato molte volte. E devo dire ricordo una piazza stupenda e forse lì che transita la maratona perché qualche foto è arrivato con qualche comunicato stampa. Sì, sì, sì. Eh. infatti la maratona di solito arriva a Treviso, quest'anno l'abbiamo spostata per un problema di ponti, del ponte sul piave, cose del genere, abbiamo fatto Conegliano su Conegliano, però passando per tutti i comuni della marca Trevigiana. Quindi io vi ringrazio e, e, e di nuovo e, di, e, mi, e mi rendo conto che questi sono messaggi utili per un qualcosa che è importante per il mondo giovanile, ma non solo, anche per il mondo amatoriale. Grazie Presidente e buon lavoro, grazie. Grazie, buona giornata. Buonasera. A voi, buonasera. Bene, ringraziamo ancora il Presidente dell'Atletica Silca Conegliano, pensate 10.000 partecipanti nei vari anni alle varie manifestazioni, eh, impianti indoor, palazzetto dello sport, insomma probabilmente siamo su un altro livello organizzativo, ma d'altronde l'impiantistica del nord si differenzia molto, devo dire, dall'impiantistica del centro-sud, c'è molta più possibilità di avvicinarsi all'atletica leggera proprio in virtù del fatto che esistano più impianti. Allora, voltiamo pagina, come sempre parliamo di casa nostra e partiamo subito con i risultati del campionato calcio a 5, Serie B, risultati della tredicesima giornata. Eccoli, a Saviano BEA Sport batte Saviano 8 a 4, Torrino batte Isegna 4 a 1, a Campobasso Ostia batte Campobasso 7 a 0, Ciampino batte Eboli 4 a 2. Pareggio 4 a 4 tra Marconi e Fondi, pareggio 1 a 1 tra Salerno e Palombara. La classifica in testa la Capitolina Marconi 32, Ciampino 26, Ostia 21, Palombara 20, BEA Sport 19, Iserni e Fondi 18, Roma Torrino 14, Salerno 10, Saviano 9, Campobasso 6 punti. Passiamo al campionato pallo a volo Serie B2, decima giornata e risultati. Osimo batte Foligno 3 a 1, Perugia batte Isernia 3 a 0, Chieti, Achieti, Città di Castello batte Chieti 3 a 2, Offida batte Ancona 3 a 2, Orte eh, batte Montorio 3 a 2, Appignano batte Olvieto 3 a 1, la classifica è in testa Ascoli 27 punti, Ancona 23, Osimo 22. Perugia 20, Città di Castello 19, Appignano 15, Montorio 14, Isernia 12, Orvieto 11, Chieti 10, Orte 5, Foligno 2 punti. Calcio, campionato, promozione Umbra, risultati della diciottesima giornata, Rone Campitello 1-1, Assisi batte Nestor 2-1, Bevagna Fulginium 1-1. Atletico Orte batte Clitunno Furicasa 1-0, GM10 AMC98 4-2, Gualdo Bastardo Ducato 0-1, Nocera Umbra Orvietana 0-0, Olimpia batte Amerina 1-0. La classifica terzetto in testa con Campitello Orvietana Atletico Orte a quota 39. Segue Assisi 32, Gualdo 31, Ducato 30, Nocera Umbra 29, Nestor e Cliturno 24, Amerina 21, MC 98 20 punti, Arrone e Fulginium 17, Olimpia Tirus 14, GM 10 13, Bevagna 9 punti. E chiudiamo con il campionato prima categoria, Girone-Lazio, risultati della quindicesima giornata. Bomarzo batte Piano Scarano 1-0. Maglianese batte Valentano 3 a 1 a Montalto, Tuscania batte Montalto 2 a 0, Bagnaia Canale Monterano 1 a 4, Foglianese batte Ischia di Castro 4 a 1, Tarquini abbatte Fidel Cimini 3 a 0, Vasanello Capranica 1 a 2. E Piano Scarano batte Ortana 2 a 1. La classifica in testa a Canale Monterano 37, Capranica 36, Maglianese 34, Fidel Cimini 25, Bagnaia e Pilastro 24, Bomarzo 22, Montalto e Vasanello 19, Foglianese e Tarquinia 18, Piano Scarano Valentano 16, Tuscania 14. Chiude la coppia Ischia di Castro-Ortana a quota 6 punti. Prima di chiudere una notizia di Motori molto importante: un risultato da, in parte se vogliamo soddisfacente, quello che ha ottenuto Gianluca Carboni al suo debutto nella 24 ore di Dubai, che si è disputato lo scorso fine settimana. Negli Emirati Arabi il pilota di Viterbo per la prima volta al volante della uh, Ginetta G55 GT4 del team Nova Race divisa per l'occasione con Luca Rongoni, Roberto Gentili, Luca Magnoni e l'inglese Willy Moore è riuscito a portare a casa il sesto posto nella follata classe SP3. L'ultima notizia riguarda eh, Striscia lo Striscione. Questo eh, spaccato all'interno di Striscia la notizia, tutto rimandato. A lunedì prossimo, eh, niente eh, Viterbo a striscia lo striscione. Almeno per eh, lunedì scorso, la popolare rubrica di Striscia la notizia eh, condotta da Cristiano Militello è stata registrata a Viterbo domenica scorsa tra il centro storico e lo stadio Rocchi. Con tutta probabilità, lunedì sarà eh, messa in onda la registrazione nel nostro capoluogo di provincia. Ed era l'ultima notizia, un abbraccio, la più cordiale buona serata e arrivederci alla prossima puntata.